Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sul principio di Le Chatelier ed in particolare sull'influenza che la pressione ha su un sistema all'equilibrio. Abbiamo una reazione chimica all'equilibrio, quindi un'equazione chimica, in cui del metano CH4 reiforme reagisce con dell'acqua reiforme per formare di idrogeno anch'esso reiforme e di ossido di carbonio reiforme. Il sistema è all'equilibrio e possiamo anche esprimere la legge di azione di massa, ovvero l'espressione della costante di equilibrio, come la concentrazione molare di H2 al cubo per la concentrazione molare di CO2, fratto la concentrazione molare di CH4 per la concentrazione molare di H2O. La prima osservazione che si può fare è quella che se aumentassimo la pressione, una volta che il sistema ha raggiunto l'equilibrio, la pressione ricordo che in questo caso è una perturbazione, andiamo a perturbare l'equilibrio aumentando la pressione, si osserva che l'equilibrio stesso si sposta a sinistra. Come fare ad interpretare questa cosa? Sappiamo che la pressione a livello microscopico è interpretabile con gli urti delle particelle. Vediamo che a destra dell'equilibrio ce ne sono 4, 3 di H2, 1 di CO2. A sinistra invece dell'equilibrio ne abbiamo solo 2. Guardiamo i coefficienti stechiometrici. Se aumentassimo la pressione, ad esempio diminuendo il volume occupato dai reagenti e dai prodotti, il sistema si sposta a sinistra, fa esattamente l'opposto rispetto alla perturbazione. Si sposta a sinistra dove ci sono il numero di molecole è minore rispetto a quello di destra. Come mai? Se diminuissimo la pressione, ricordo che il valore della costante di equilibrio deve rimanere inalterato, in quanto dipende unicamente dalla temperatura. Se, scusate, aumentassimo la pressione, dovrebbero aumentare, tutte le concentrazioni. Solo che l'incremento delle concentrazioni dei prodotti che stanno al numeratore sarà minore rispetto all'incremento delle concentrazioni al denominatore, quelle dei reagenti. Sarà minore, aumenteranno tutti e due. Ricordo che il valore di tutta questa frazione deve rimanere inalterato. Aumenta il numeratore, ma aumenta molto di più in proporzione il denominatore. Ma questo vuol dire che l'equilibrio si sta spostando a sinistra, se abbiamo tantissimi reagenti in più rispetto ai prodotti che sono andati incontro anch'essi ad un incremento. Questa osservazione è esattamente in contrario rispetto ad una diminuzione di pressione. Se a questo sistema all'equilibrio diminuissimo la pressione attraverso un'espansione del sistema stesso, quindi le concentrazioni diminuiscono non tanto perché diminuiscono le moli dei reagenti e dei prodotti, ma perché aumenta il volume a disposizione del sistema. E ricordo che la concentrazione è una quantità chimica espressa in moli fratto il volume. Quindi se diminuiamo la pressione, il sistema cerca di fare esattamente l'opposto, cioè di aumentarla e quindi di spostare l'equilibrio verso destra dove ci sono più molecole, più urti, maggiore pressione. L'influenza della pressione su un sistema all'equilibrio c'è esclusivamente se la pressione determina una variazione delle concentrazioni, se questa pressione determina una variazione del volume del sistema. Abbiamo una seconda possibilità di variare la pressione, che è quella di introdurre, ad esempio, un gas inerte. Dell'elio potrebbe essere un gas inerte. Ma introducendo un gas inerte è vero che varia la pressione, ma non variano le concentrazioni perché non è variato il volume. In questo caso, cambiamenti di pressione per introduzione di un gas inerte non comportano alcun spostamento dell'equilibrio, quindi non vanno ad influenzare l'equilibrio.
Una seconda cosa da dire è il caso di un equilibrio in cui c'è un pari numero di molecole sia a sinistra che a destra dell'equilibrio stesso. Un caso è quello di HI come reagente e H2 e D2 come prodotti. Su un equilibrio di questo tipo, in cui abbiamo pari quantità di molecole a sinistra e a destra, in questo caso 2 e 2, la pressione, cambiamenti di qualsiasi tipo di pressione non hanno nessuna influenza perché l'equilibrio, se si spostasse a destra e a sinistra, avrebbe comunque sempre lo stesso numero di molecole. Immaginatevi l'espressione della costante di equilibrio, in questo caso K e Q è uguale alla concentrazione molare di H2 per la concentrazione molare di I2 fratto la concentrazione molare di HI al quadrato. Un aumento di pressione provocherebbe un aumento del numeratore, un aumento del denominatore, ma diciamo che ad una triplicazione della pressione avremmo il numeratore triplicato, ma anche il denominatore triplicato. E quindi eseguendo questa frazione verrebbe sempre lo stesso valore di costante di equilibrio. E questa è anche una dimostrazione per la quale cambiamenti di pressione su un sistema così, che ha lo stesso numero di molecole a sinistra e a destra, sono completamente ininfluenti. Forse un'ultimissima cosa da dire è che l'influenza della pressione su un sistema all'equilibrio vi può soltanto essere su specie chimiche aeriformi e non su specie chimiche in un altro stato fisico. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.